Allora, io ho un ciaccione, lo sanno tutti. E Bosco, lo sa, sono andato una volta dal dottor Causarano, facemmo un'intervista molto bella, e ora siamo dal professore di ortopedia. Dottore, chi hai, dottore? Dottore, vabbè, ora io non so bene come. Tra l'altro sbaglierò sicuramente il suo nome, il dottor Kreinz. Lei di dov'è, con il nome così? Sono di origine friulana. Ah. Sono italianissimo, i miei parenti da generazione sono italiani, però l'origine del cognome è vicino a Udine, San Daniele. Poi anche Edward. Edoardo, sì. Edoardo o Edward? Edoardo, Edward, semplicemente Edoardo. Edoardo. Edoardo, sì. Ecco, questo dottore Dottore va benissimo. ortopedico, qui primario della. Sono facente funzione, sto aspettando un concorso che prima o poi arriverà, però sì, diciamo che faccio le funzioni di primario da quasi 5 anni. Qui all'ospedale delle Scotte di Siena. Perché questo professore? Che è il professore, dottore, ora, Dai, non ti vabbè. preoccupare. Perché ha già addirizzato parecchi fantini. Qualcuno, sì. Partendo da Andrea Mari, fino all'ultimo è stato Albertino Riceri, detto Salasso, e anche Alessio Migheli, Giuseppe Angioi, insomma. Però diciamo che il primo è stato Andrea Mari, quello a cui sono forse rimasto più legato in assoluto. Un bel lavoro lì, eh? È venuto un bel lavoro, è stato coraggioso lui, direi che è stato un buon intervento ed è stato bravissimo lui anche dopo, perché senza la tenacia e la forza che ci ha messo poi lui, probabilmente non avremmo ottenuto lo stesso risultato solo con un buon gesto tecnico-chirurgico. E questa, beh, la tenacia ce l'abbiamo. Io non lo Sì. so perché io ho recuperato dei bei traumi proprio con la voglia di guarire, è fondamentale. Albertino Riccieri, come sta? Bettino Riceri sta bene, ha avuto un bruttissimo infortunio l'anno scorso perché ha avuto una frattura estremamente brutta a livello della grave, della tibia e perone. È stato trattato con un chiodo, lui è tornato a cavallo praticamente subito, praticamente subito. E abbiamo rimosso i mezzi di sintesi la settimana scorsa con una guarigione da un punto di vista scheletrico completa, anzi sembrava una frattura che aveva 3 anni, non 10 mesi. E quindi ora sta bene. So che da lunedì dovrebbe essere tornato in Francia, sta ricominciato a lavorare, a allenarsi, cosa che peraltro faceva già anche prima Ah, con sì. i mezzi di sintesi, però diciamo che adesso è tagliandato al 100%. Come Angioia, ha fatto bella, che Angioia si era fatto Anche male. Angioia ha avuto una frattura simile a Bomarzo, se non mi ricordo Sì, male, con una ma bruttissima c'ero, lo ferita. so Anche lui ha bene. ripreso bene, abbiamo già tolto i mezzi di sintesi anche a lui. E so che sta bene, insomma, ecco. Insomma, quindi vanno fatti complimenti perché i lavori sono stati fatti all'Ottimus. Ma visto che ora parliamo dell'Ottimus, vediamo chi è questo dottore che rimette a posto queste fratture importanti al 100%, da 10 mesi a 3 anni che sembra fatta, vuol dire la volontà di chi si è fortunato, ma anche il lavoro effettuato non è. Sì, beh, il lavoro, io faccio traumatologia da diversi anni, mi occupo quasi esclusivamente di quello, per cui diciamo che questo è il mio lavoro, mi sono sempre dedicato soltanto a praticamente solo a questo. E quindi certe cose mi vengono abbastanza bene, poi c'è sempre un margine di incertezza nella chirurgia e in questo ci mette anche il paziente, perché i fantini sono pazienti particolarissimi, che spesso aiutano a guarire, qualche volta fanno anche peggio, qualche Per volta, la voglia perché di operare sì, prima, lo so. è vero che è meglio avere un puledro da frenare che un somaro da spingere, però a volte il puledro è veramente difficile da frenare, ecco. Ma questo dottore lo conoscono tanti perché lo vedono, ma io prima di arrivare a questo voglio arrivare un'altra storia. Perché io so che lei era militare. Io ho fatto 2 anni di servizio militare nei paracadutisti, come medico, sì. In un posticino, in Sono Bosnia. stato 6 mesi in Afghanistan e altri quasi 6 in Iraq, ormai purtroppo
purtroppo 10 anni fa. Quindi sì, diciamo quando ero alla fine della specializzazione ho fatto il servizio militare, ho fatto una missione all'estero e poi ho fatto anche un richiamo dopo. Quindi alla fine complessivi sono 2 anni. E forse è lì che mi è passata un po' la paura, ecco. Mi sono abituato a arrangiarmi, a lavorare con quello che avevo. E quindi quando poi torni in un posto come questo ti sembra di essere in paradiso, perché la vita è molto più facile, Però ecco. Però quelle esperienze lì contano. contano tanto, sì. Contano davvero tanto. Infatti a me hanno abbastanza cambiato la vita, non tanto come, più che altro come approccio. Ti cambiano un pochino l'approccio mentale al tuo lavoro, ti danno un altro tipo di sicurezza, di consapevolezza, per cui poi lavori meglio, insomma. Ti passa la paura, che è Che un po' frega. quello che frega, sì. Perché anche in questo lavoro di incognite ce ne sono tante, se hai paura. La paura non è mai una buona consigliera. Il Un po' come coraggio. per i fantini, ecco, che devono sembrare un po' incoscienti per fare il loro lavoro. Ecco, il mio non è che si possa parlare di incoscienza, però diciamo che se ti fai guidare dalla paura non vai neanche lontano. Siamo d'accordo. Senta, che vuol dire, ora, visto, vivere quelle esperienze di questi posti, Afghanistan, Bosnia, quando ci sono stati tutti i vaccini? Che lascio dentro a un uomo, non medio, a un Un uomo ti lasciano tante domande a cui non riesci a trovare la risposta, perché non ti spieghi di come si possa vivere tanto bene a poche ore di distanza di aereo da delle disgrazie come quelle che ci sono lì. Non sono lontani, perché la Libia, i Okay. Balcani, l'Iraq sono. È come arrivare a Sharm el Sheikh, ecco. Però ti trovi davanti a delle tragedie che sono incredibili e inspiegabili, ecco. Soprattutto al giorno d'oggi, soprattutto quando vedi coinvolte persone che non c'entrano veramente niente, come le donne, come i bambini. Quando io vedo mio figlio e penso ai bambini lì che vengono mandati dietro alle pecore nei campi minati e che rischiano, insomma, ogni giorno la vita, qualche domanda te la fai, ecco. Il problema è trovare le risposte, non farsi le domande. Beh, appunto, poi lì sono tutti i rami della mina, più che Ne altro. ho fatti diverse, sì, mi ricordo. Ho fatto anche la mia tesi su quel tipo di fratture lì, perché quelli sono posti in cui ci sono armi praticamente ovunque, accessibili quasi, quasi per tutti. Si trovano al supermercato, al mercato come noi troviamo la frutta e la verdura. Lì si possono comprare bombe a mano, Kalashnikov. Finiscono veramente in mano di tutti e sono paesi in cui spesso la vita non vale veramente nulla, ecco. Per cui ci si rischia di fare molto molto male e il problema è che una volta che ti sei fatto male non si torna indietro, insomma. Quindi ecco, sono esperienze che io ho fatto quando ero un po' più giovane e parecchio più incosciente. Oggi forse quell'incoscienza non so se ce l'avrei ancora, però ai tempi mi ha fatto bene, ringrazio di esserne uscito indenne, ecco. Ecco, per farle ci vuole un briciolo di incoscienza, quello sì. Arricchito sotto il profilo professionale e morale, credo, no? Una cosa del genere ti fa vedere il mondo in un'altra maniera quando vedi queste cose, Ebbene penso. sì, E ebbene sì. poi c'è quest'altra grande passione, quindi te la conosco perché vedo sempre l'orso. Infatti non la conoscevo, ho visto, ma ora ho capito, Sì, sempre la macchina fotografica a mano. perché anche la fotografia è una mia passione, ma è da tanti anni. Poi sono cresciuto, quando ero adolescente andavo spesso a cavallo. Avevo uno zio che era appassionatissimo, che mi ha un pochino attaccato questa passione, e poi sono cresciuto un po' troppo per andarci. E mi è rimasta comunque la passione di seguirli, i cavalli. Poi questa è una città splendida, sia per i paesaggi che offre, sia per il clima che c'è. Non nego di essermene innamorato perdutamente. Quindi, ringraziando il cielo, piano piano sono anche riuscito a farmi un po' accettare, ecco, perché sia una città semplice per chi ci arriva. Però ormai sono quasi qui da 20 anni e secondo me
direi che l'affetto è ricambiato, per cui mi piace viverla fino in fondo, ecco, mi piace tutti gli aspetti della vita di questa città, incluso appunto quello delle corse. Anche il bagno, qualche testa è dovuta pagarla dopo 20 anni. Sì, io ho battezzato mio figlio nel 2011 e dove? Nel Doca. Ah. E quindi lui sì, lui la frequenta molto, molto assiduamente la contrada, e quindi sì, anch'io sono abbastanza filo caiolo, mi sembra. Ne è una logica conseguenza. Sì. Non lo nascondo assolutamente, anzi. No, ho moltissimi amici che mai nascondere questi. È un bellissimo ambiente anche quello. Non semplicissimo all'inizio, però che dà delle grandissime soddisfazioni, perché ecco, è una cosa che ti rendi conto che è un piccolo privilegio che ti viene piano piano concesso, devi guadagnartelo, e poi però una volta che sei così entrato nel cuore delle persone ti rendi conto che è una grande soddisfazione. Insomma, il Cri di Siena dovrebbe vivere Siena. Infatti, io l'ho sempre pensata così. All'inizio ho fatto un pochino fatica, però poi diciamo che penso di aver fatto la scelta giusta. Quindi la domenica, quando non c'è da lavorare, vede le corse, fa foto. Sì, sì, vado anche in giro nei vari pali, nelle corse in provincia, giro un pochino, poi ho tanti amici, perché comunque conoscenti con cui passare le giornate, ecco, in questo periodo ce ne sono, ne ho diversi, insomma, qualche volta non nascondo che vado anche con qualche amico fantino, insomma, perché vedere così da vicino questo mondo è una cosa estremamente, estremamente interessante, almeno per me, insomma. Che hanno i fantini, secondo lei, di diverso dagli altri? A me è rimasta impressa una cosa che mi disse una volta Andrea, quando lo vidi entrare assolutamente a una velocità sconsiderata in una curva in discesa, in una strada scivolosa. E lui mi diceva sempre: io non ho bisogno di allenare le gambe, perché allenare le gambe basta andare tanto a cavallo. Quello che bisogna allenare è il cuore. E quello, non pensare che io non abbia paura ogni volta che faccio una cosa simile, perché la paura ce l'abbiamo tutti, però il cuore si può un po' allenare facendo queste cose. Quello che secondo me loro hanno è quel briciolo di incoscienza misto a follia, misto a tecnica, misto a incognito, che sì, si può riassumere con la parola cuore, ma è una parola diciamo riduttiva. Hanno questo qualcosa in più che li spinge a fare qualcosa che non è mai certo, perché anche grandissimi fantini con grandissimi cavalli, basta che un cavallo inciampi o basta un niente, e quel niente è sempre lì, non sai mai dov'è, è sempre lì che ti aspetta, non sai mai dove sia. E quindi l'idea di fare un lavoro così, dove ogni volta che galoppi ti giochi l'osso del collo, insomma, ci vuole davvero un cuore grande. Forse questa è la marcia in più che hanno. Ce l'hanno anche i piloti, però il cavallo ha una poesia diversa rispetto al motore. Ecco. Devi combattere un'antalessa, no? Sì. Una filosofia mia dice, esatto, dice che la paura è un'ombra che ti appare e il coraggio spenge la luce, no? Perché se no, questa è un mio aneddoto. Perché la moto non ha un'anima. Ci sono altri incognite quando si va in moto, però la moto non ha una sua testa. E quindi è forse un pochino più prevedibile. Diciamo che le incognite sono altre, ci sono altri pericoli, però l'idea di avere un mezzo, fra virgolette, che comunque ha un suo istinto, delle sue sensazioni, è impagabile. E poi i cavalli hanno una bellezza, un fascino che nessun motore sostituirà mai. Io vado matto per le moto, sì, è vero, già come un ufficio, mi hanno fatto la spia. Ho anche quel difetto lì, sì, però il fascino che ha un cavallo non ce l'avrà mai nessun mezzo meccanico.
L'eleganza, no? La potenza e l'eleganza. Cavallo, poi. Una testa, sì. La ringrazio, è stato un piacere. Ci vediamo alle corse. Allora. Ci vediamo senz'altro, a presto. Grazie. Alle corse, ormai io mi rompo più ormai. Grazie, arrivederci. Grazie.